Dalla storia della scuola medica salernitana alla bellezza delle piante e della natura presenti nel giardino della Minerva di Salerno, che scopriremo insieme in questa puntata di Campania 4.0 con il direttore Luciano Mauro. Cari amici, oggi siamo con Luciano Mauro, direttore dei Giardini della Minerva, un posto fantastico che racconta la storia del territorio. Qui c'è veramente tanta storia, ma che guarda al futuro, proiettato molto al futuro. Direttore, partiamo subito dalla storia. Sì, è una storia molto interessante, legata alla scuola medica salernitana ed è legata in particolare a un medico che si chiama Matteo Silvatico, che in questo luogo che cosa faceva? Portava i suoi studenti qui e raccontava agli studenti delle proprietà terapeutiche delle piante, cioè faceva vedere agli studenti le piante, diceva guarda studente fa questa pianta, semmai il tasso che ha questa foglia particolare, ha questo sapore particolare, si chiama in latino così, in greco così, in arabo così e serve a curare questa determinata malattia. Questa operazione, cioè che si chiama in latino ostensio simplicium, trasforma questo giardino in primo esempio di orto botanico della storia. Questa è la cosa più importante sulla quale ovviamente noi abbiamo lavorato per rendere questo giardino molto legato a quella storia che tu appunto prima ci dicevi e ci raccontavi. Un orto botanico è un concetto fondamentale da trasmettere a chi visita il giardino. Sì. Possiamo essere molto semplici e diretti, a volte le dicono ma come, io non ho trovato fiori. Esatto, noi allora, una cosa che a me fa molto piacere raccontare è il fatto che quest'anno, per il secondo anno, siamo tra i 10 giardini più belli d'Italia. C'è una giuria internazionale che stabilisce quali giardini sono molto belli in Italia e noi, bontà loro, ci hanno per il secondo anno dichiarato giardino tra i parchi giardini più belli d'Italia. Ma noi non nasciamo con l'obiettivo della bellezza così in quanto tale. Non siamo quindi una villa comunale, non siamo un giardino di rezzi, siamo un orto botanico, cioè siamo un luogo di utilità. Cioè noi in questo giardino abbiamo uno scopo principale che è quello della didattica, cioè quindi raccontare agli studenti, innanzitutto raccontare alle persone che vengono la gloriosissima storia della scuola medica salernitana e in seconda battuta essere orto botanico significa mostrare quante più piante possibili, spiegare la fisionomia, la funzionalità di queste piante, cioè fare il lavoro di un orto botanico. Poi che poi l'orto botanico diventa anche un luogo particolarmente bello, a noi ci fa piacere, però noi non siamo un luogo soltanto di delizie, questo è importante raccontare. Tutto questo dislocato su 5 piani, vogliamo descriverli? Sì, il giardino, ecco, questo mi fa piacere come domanda perché innanzitutto il giardino è, oltre ad avere in sé questa storia importante e anche paesaggisticamente molto interessante, noi siamo sul limite della città medievale, siamo in una zona storicamente molto importante, siamo sul limite delle murazioni della città antica, fatto a terrazzamenti con un'altra particolarità di tipo paesaggistico, noi siamo ricchissimi di acqua, quindi quell'acqua, ora si sente un po' il suono dello zampillo dell'acqua, è perché noi ogni livello del giardino è organizzato con una peschiera, cioè quindi con una grande vasca, che serve ovviamente sia come elemento di bellezza, ma anche come elemento di utilità per irrigare i giardini. E questa è una delle particolarità ovviamente del giardino della Minerva. Quante sono le piante custodite in questi giardini? Allora, attualmente noi abbiamo un elenco che è molto rigido e che è legato alla storia della scuola medica salernitana. Io qui non posso coltivare le piante americane, per esempio, perché siamo in un periodo precedente alla scoperta dell'America. Quindi noi abbiamo 350 specie vegetali in questo momento coltivate. Noi nel prossimo futuro noi ci allargheremo su un altro livello del giardino che attualmente non è di nostra proprietà e in quel luogo
noi manterremo sempre il nostro carattere di giardino terapeutico, quindi di giardino dove si coltivano le piante terapeutiche, ma ci allargheremo alle piante di tutto il mondo, quindi faremo di quell'ultimo livello una sorta di appendice del giardino della Minerva dedicato alle piante terapeutiche del mondo. Io ho detto subito, un giardino che racconta la storia del territorio ma che guarda con attenzione al futuro. Raccontare la storia di un territorio significa non solo custodirne gelosamente le radici, ma anche riuscire oggigiorno, quindi dal passato al presente, portare sempre tante persone, ed anche i numeri delle visite le danno ragione. Sì, questo è un altro dei nostri obiettivi, cioè noi non dobbiamo essere soltanto didattici, soltanto belli, noi dobbiamo anche rappresentare un qualche cosa che è importante per il territorio, appunto quello che dicevi tu, il turismo. Funzionale. Esatto. Allora, noi abbiamo attualmente 50.000 visitatori all'anno, questo significa moltissimo per una città come Salerno, è diventato un punto significativo del racconto della città di Salerno, racconto turistico della città di Salerno. Molti turisti, soprattutto stranieri. Sì. Molti turisti stranieri, noi abbiamo due fasi nel giardino, due fasi temporali, cioè nel periodo delle scuole noi abbiamo molte visite scolastiche, ovviamente la scuola è una componente importante del turismo di questo giardino. Poi dalla fine delle scuole in poi noi abbiamo che l'80% del turismo è un turismo straniero, e questo, come dire, da una parte ci riempie di orgoglio sempre del fatto che è un giardino che è conosciuto e sempre di più conosciuto anche all'estero, un po' ci fa preoccupare perché dico nemo profeta in patria, c'è qualche cosa dovremmo anche insegnare ai nostri compaesani, però che sono sempre molto attenti al giardino, per la verità. Rappresenta sicuramente un'eccellenza del territorio salernitano, ma possiamo parlare del territorio campano. Tante presenze, soprattutto con le scuole, periodi aprile, maggio, ma anche ad agosto avete avuto dei numeri importanti. C'è poi una caratteristica, riuscite a preservare con grande fatica, poi ci spiegherà come, il giardino anche nei periodi invernali, sì, quando il freddo rende comunque complicato preservare tutte le piante. E questo è il discorso che ti facevo anche prima, cioè noi siamo un giardino, un orto botanico, non solo, ma siamo un orto botanico collegato alle piante terapeutiche. E mantenere le piante terapeutiche, molte delle piante terapeutiche sono stagionali, che significa come il pomodoro. Il pomodoro tu lo metti ad aprile nel terreno, raccogli la pianta e poi la pianta muore, e questa è una pianta stagionale. Noi abbiamo molte piante come il pomodoro, per darti un'idea di che cosa sono le piante nostre, quindi piante stagionali, che quindi chiaramente hanno un periodo di quiescenza, cioè non le vedi più nel terreno. Allora noi che cosa facciamo? Abbiamo qui una serra dove riproduciamo queste piante, e ovviamente un nostro obiettivo è quello di rendere quanto più possibile interessante il giardino anche nei periodi di stagionali che non sono molto favorevoli per il giardino stesso, quindi non tanto dicembre. Dicembre è ancora un ambiente, noi siamo esposti molto bene, noi siamo esposti a sud, quindi abbiamo questa protezione del vento del nord, dalla collina Colle Bonadies, quindi da un punto di vista climatico, microclimatico, il giardino è molto, molto ben posizionato, però è ovvio che a gennaio, febbraio fa freddo, e quindi alcune di queste piante muoiono. Prima accennavo un'altra caratteristica, l'irrigazione di ogni terrazzamento. Sì, appunto, questa abbondanza di acque è una delle qualità di questo giardino. Non tutti i giardini di Salerno hanno addirittura una sorgente di cui possono usufruire. Noi nasce all'interno del giardino una sorgente, è una cosa quasi particolarissima. Un'altra sorgente arriva dall'alto, dal giardino, quindi noi abbiamo addirittura due sorgenti che vivificano il giardino attraverso che cosa? Questa rete di canalizzazione che da sopra scende verso valle, è come una sorta di catena d'acqua, così come erano i giardini rinascimentali romani. Ecco, noi quest'acqua ovviamente è stata usata storicamente moltissimo come sistema di irrigazione, lo usiamo anche noi, però non con il criterio antico, perché purtroppo non abbiamo la manovalanza antica, perché all'epoca si prendeva un secchio e col secchio si irrigava. Ora noi abbiamo ovviamente che quest'acqua viene distribuita con un sistema moderno, è un'irrigazione a goccia che non si vede, sono dei tubicini che danno acqua calibrata per ognuna delle piante che noi coltiviamo. Passato, presente, ho detto subito grande attenzione al futuro. Futuro significa anche in qualche modo promuovere il territorio, promuoverne la storia, parlare di economia del territorio.
Sì, noi abbiamo un programma molto ambizioso per il Giardino della Minerva. Noi saremo sempre più un orto botanico. Stiamo attrezzando il primo livello di Palazzo Capasso, che è quello che è il palazzo al servizio del giardino. Il primo livello sarà tutto dedicato alle attività didattiche, perché noi pensiamo che sia importantissimo che ci sia in una realtà come Salerno un museo scientifico, cioè quindi una sorta di luogo dove poter raccontare queste cose e fare didattica per gli studenti, partendo dalle elementari fino all'università. Questo è per noi un grande progetto, cioè quello di rendere sempre di più, attraverso strumentazioni adeguate, rendere sempre di più, diciamo, l'utilizzo di questo giardino come orto botanico. E poi, tra gli altri progetti, per esempio quello della raccolta del seme, noi siamo già oggi con un index seminum, si dice, cioè una raccolta di tutti i semi del giardino. Quando gli altri orti botanici ce lo chiedono, noi diamo disponibilità di tutte le piante che oggi noi sono presenti. E il nostro progetto futuro è quello di allargare questo index seminum, cioè questa raccolta di semi, anche alle piante della provincia di Salerno e della regione Campania, cioè fare una sorta di luogo di banca semi di tutto, così come devono essere gli orti botanici, di tutte le piante della regione Campania. Noi sappiamo che la regione Campania è ricchissima di specie, quindi questo sarebbe un grande vantaggio per la... Beh, tutto questo ci porta ad una conclusione, cioè di come luoghi come questi, che raccontano la storia del territorio, diventino poi proiettati al futuro promuovendo il turismo. Assolutamente sì, assolutamente. Io penso che non bisogna essere torri d'avorio all'interno di un territorio, cioè quando si è partecipi in una comunità bisogna, come dire, rimboccarsi le maniche e fare studio, cultura, ma anche turismo, ma anche mettersi a disposizione, diciamo, della comunità nella maniera più adeguata per dare visibilità al territorio. Ed ora la nostra rubrica dedicata alla salute, con noi oggi il dottor Giuseppe Dello Buono. Siamo con il dottor Giuseppe Dello Buono, dottore in fisioterapia. Con lui parliamo di un problema molto comune, soprattutto nei cambi di stagione. Parliamo di dolore alla cervicale. Cosa accade? Partiamo illustrando perché avvertiamo questo dolore. Perché accade il dolore alla cervicale? Le cause veramente sono tante, ma bisogna andare in fondo, cioè capire che cosa succede quando c'è il dolore. Il dolore alla cervicale lo possiamo tenere in tanti posti: sulla spalla, sulla testa, sul collo, al petto, in qualsiasi posto. Ma perché ci sta questo dolore? Cosa è capitato? Ci si fanno tante domande. Molte persone dicono se prendo il vento, se c'è freddo, se c'è l'umidità, se c'è qualsiasi cosa, gli viene il dolore alla cervicale, per cui ci si protegge in vari modi. Quando succede questo, vuol dire che questa persona già soffre da tanto tempo. Che cosa vuol dire? Che ci sta qualche muscolo del collo, dico qualche muscolo o più muscoli del collo, e ogni muscolo del collo trasmette il dolore in un posto ben diverso. Allora, quando il paziente, diciamo così, viene da me, gli chiedo soprattutto: dove ti fa male? Noi dobbiamo capire dove viene trasmesso questo dolore per capire prima di tutto da dove parte. In base a dove noi sentiamo il dolore, io riesco a capire già da dove parte il dolore, dov'è, che potrebbe essere di alcuni nomi: lo splenio della testa, lo splenio del collo, il lunghissimo del collo, i muscoli, il deltoide, potrebbe anche essere il deltoide, ma uno dei muscoli che poco viene valutato è l'omoioideo, questo nome così strano che non abbiamo neppure nelle figure, non l'ho voluto, perché è completo, perché passa attraverso dei muscoli che tutti sentono, gli scaleni, che sono tre gli scaleni, i quali scaleni
veramente creano dei grossi problemi e io sento dolori fino alle spalle, cioè se io ho un dolore alla mano può essere un muscolo del collo che sono gli scaleni, metto questi nomi così a caso, immagina che gli scaleni sono tre, uno è collegato su due sulle prime costole e sulla seconda costola, per cui c'è un meccanismo veramente importante. Allora se mi vengono con la radiografia che ci sta l'ernia, e io sinceramente su 100 pazienti che hanno l'ernia, il dolore veramente di ernia è 1 o 2 su 100, il resto sono tutti problemi tensivi, tensivi di muscoli, di muscoli tesi, perché le persone non hanno una buona postura, non hanno quella postura corretta di stare bene con le spalle rilassate. Noi li vediamo sempre su con le spalle tesi perché vanno di fretta, perché hanno un sacco di problemi, perché pensano a tante cose, la televisione e ultimamente il cellulare. Stare completamente chinati in avanti, ci sono quei muscoli famosi che si chiamano sternocleidomastoidea, mamma che parola brutta, però questi muscoli che cosa fanno? Immaginate che possono portarci grosse vertigini, ma le vertigini non sono dovuti a un problema di ernia, di protusione e così via, sono i muscoli tensivi, muscolotensivi, spesso si dice cefalea muscolotensiva. Ma la cefalea muscolotensiva che vuol dire? Che io possa avere il muscolo massetere, madonna, un altro nome così impegnativo, però è il muscolo masticatore che serve a masticare e mi trasmette dolori all'occhio, alla fronte, che sembra tante nevralgie che non c'entrano. O altri muscoli sempre più importanti, cioè sono tutti importanti i muscoli. Abbiamo muscoli pterigoidei che sono vicino al massetere, servono a masticare. Servono a mantenere la mandibola in equilibrio. Si può semplicemente con dei metodi di lavoro corretti portare tutto in equilibrio, portare i muscoli in equilibrio e non soffrire. Ecco, allora scopriamo insieme in che modo si interviene con il metodo dello buono. Adesso lo vediamo praticamente andando a vedere muscolo per muscolo come si lavora e far capire dove arrivano questi muscoli del collo e dove, per dove passano. Dottore, siamo passati dalla teoria alla pratica. Come si interviene? Beh, dopo aver fatto una bella discussione con il nostro paziente, che cosa facciamo? Dovremmo andare a trattare i muscoli del collo. Ma dire del collo non è che è corretto, bisogna dire collo, testa, spalle, braccia. Ma per quale motivo si dice così? I muscoli del collo ce ne sono tanti che partono dalla testa, dall'occipitale, cioè dall'osso della testa, e immaginate arrivano fino qui. Facciamo l'esempio del lunghissimo del collo che parte da questo punto della testa e arriva giù in fondo. Lo splenio che parte sempre della testa, parte da qui e arriva sulle queste qua. Lo splenio della testa che è parte da qui. Poi c'è lo splenio del collo che parte sotto ma è sempre vicino e arriva qua giù. Per cui noi andiamo a raggiungere, come vedete, e questi muscoli. Ecco, l'abilità dell'operatore è quello di ascoltare, di creare un linguaggio tra le mani e il muscolo che si parlano continuamente, continuamente. Anche se la manualità sembra sempre la stessa, cambia considerevolmente in base al muscolo che sta trattando. Adesso vediamo il dottore Angelo, mio figlio, che comincerà a fare un trattamento. Ecco qua, adesso che cosa sta facendo? Sta cercando di capire dove sono le contratture, a quale muscolo ci è contratto. Quindi prima fase abbiamo detto parlare col paziente, parlare col capire paziente, da dove arriva questo dolore e poi ovviamente parlare con il corpo, quindi cercare di capire qual è il muscolo da trattare. Ha fatto un ascolto, ha sentito alcuni muscoli che erano contratti, ha preso quel
preciso muscolo e comincerà piano piano a sciogliere. Questa è una delle tecniche chiaramente che noi usiamo, ma ci sono tante altre tecniche che per motivi di tempi televisivi, diciamo così, non abbiamo per poterle far vedere, che sono veramente molto belle per risolvere tutti i problemi. Non poteva mancare infine il nostro spazio dedicato al gusto e alla buona cucina. Con noi oggi lo chef Luciano Vigliotti. Nuovo appuntamento in cucina, siamo con lo chef Luciano Vigliotti del ristorante Sanium di Paolisi in provincia di Benevento. Con lui oggi scopriamo tutti i sapori, i profumi del territorio. Innanzitutto chef, ben ritrovato. Ciao Imma. Cosa ci prepari oggi? Oggi facciamo un tortello ripieno con della carne di maialino, dei funghi su una crema di zucca e una riduzione di aglianico del beneventano, quindi un piatto contadino, una bella pasta ripieno con della pasta all'uovo, quindi gustoso e saporito, ok? Un piatto contadino della tradizione, ma conoscendoti sono certa che l'innovazione non mancherà. Sempre dietro l'angolo l'innovazione. Assolutamente. Quali sono i procedimenti? Ok, per la prima cosa impastiamo la nostra pasta all'uovo, vedi, eccola qui, e poi andiamo a tirare. La ricettina poi la troviamo dopo. Chef, la sfoglia è pronta. Sì, eccola qui. Adesso la tagliamo un attimo nelle porzioni in cui ci serve. Vedi? Mettiamo un po' di farina sotto in modo da non farla attaccare. Ok? Sopra no, altrimenti non si attacca con l'uovo. Prendiamo il nostro uovo con il pennello. Vedi? Facciamo in questo modo. Ok? E adesso andiamo a riempirla. Per riempirla dobbiamo preparare il nostro ripieno, ok? Quali sono gli ingredienti che utilizzeremo per il ripieno? Ok, gli ingredienti, come ti dicevo, utilizzeremo questo maialino nero casertano cotto precedentemente a bassa temperatura, quindi la carne è già cotta, molto morbida. Andiamo a tagliare a cubettini, vedi, in questo modo. Burrata d'Andria, eccola qui, questo è un prodotto caseario di un livello davvero unico, vedi? Bella morbida. Andiamo a mettere insieme al nostro maialino, in questo modo. Poi mettiamo un po' di parmigiano, un po' di prezzemolo, un poco d'olio. Andiamo a rimescolare il tutto, vedi? Con la burrata andiamo a dare quella cremosità di cui abbiamo bisogno all'interno, ok? Andiamo come prima cosa a segnarci dove andremo a mettere il ripieno, quindi i nostri tre tortelli. Prendiamo il nostro ripieno, vedi? Mettiamo sul lato, lo andiamo a predisporre. Tortelli pronti. I nostri tortelli sono pronti, adesso li andiamo a cuocere. Intanto che cuociono, noi ci prepariamo la nostra salsa per condirli, ok? Precedentemente ho preparato come base, vedete, questa crema di zucca. In pratica è della cipolla bianca appassita leggermente in padella a fuoco lento. Poi ho messo i cubetti di zucca, qualche cubetto di patata, del brodo vegetale, abbiamo fatto cuocere, poi abbiamo frullato il tutto, sale, pepe, e deve venire questa consistenza, vedete, tipo una vellutata. Un rametto di timo, caliamo il nostro tortello intanto. Mettiamo i nostri funghi porcini, andiamo a mettere all'interno del nostro padellino, ok? Un pochino di sale, facciamo saltare.
Intanto i nostri tortelli stanno cuocendo. Che hanno dei tempi di cottura in genere molto veloci. Sì, questo essendo una pasta fresca, appena fatta, tirata abbastanza fine, ha bisogno di un 4 minuti massimo di cottura, ok? 4 minuti ed è pronta, anche perché poi andremo a ripassarla in padella, perché non è un tortello classico, ma è un tortello pan fried, come dicono gli inglesi, cioè ripassato in padella. Ecco qui che non poteva essere un semplice tortello ripieno, ve lo avevo anticipato da subito. Mettiamo un altro pochino di burro, in modo da farli cuocere bene i nostri funghi porcini. Abbiamo messo il sale, abbiamo messo il pepe, ok? Intanto li spostiamo da quest'altro lato. Vedi, abbiamo un'altra padella antiaderente dove andiamo a mettere dell'altro olio, ok? Delle altre erbette, questa volta anche della salvia, quindi del timo e della salvia. Poggiamo in padellino, diamo il nostro burro, due fiocchette di burro. Facciamo andare per bene. A questo punto, vedi, possiamo scolare i nostri tortelli. Vedi, non si sono aperti, abbiamo fatto molta attenzione. Questo significa che li abbiamo chiusi bene, vedi? Significa che sono chiusi bene. Ricordiamo che per chiuderli hai usato anche tu l'uovo. Possiamo utilizzare anche dell'acqua, però l'uovo forse andiamo meglio. Ok? Prendiamo i nostri tortelli, li mettiamo qui, vedi? In questo modo. Devo fare in modo che si spadellino, sotto vengano croccanti, ok? Prendiamo qualche fungo porcino che prima abbiamo tagliato in una bella forma carina, lo mettiamo al fianco, 1, 2 e 3, vedi? In modo che possiamo dare anche un senso artistico al piatto. Prendiamo il nostro parmigiano, andiamo a mettere un pochino sul tortello, vedi? E poi con il nostro cucchiaio andiamo a nappare sopra in modo che il parmigiano si sciolga e dia un ulteriore gusto al tortello, vedi? Ecco qui. Qui ci siamo, adesso abbiamo la nostra crema. Salsa, sì. La cremina già realizzata, sì. Ovviamente alla per giusta. Rispettare i tempi televisivi, in genere che tempi ci vogliono per realizzare questa crema? 20 minuti di cottura, 20, va benissimo. Okay? 20 minuti. Sì. Chef, il nostro tortello è pronto, io sono pronta ad assaggiare. Veramente ottimo. Ah, ok, perfetto. Veramente buono, grazie a te per la disponibilità, grazie a voi per averci seguito e buon appetito. Cari amici, questa puntata di Campania 4.0 termina qui, ci vediamo la prossima settimana, sempre sul canale 696.